situazione della rapina dell'altra sera, se così è effettivamente il reato, ricade in una zona della stazione Termini che è via Giolitti, con locali aperti sulle 24 ore, con una concentrazione di persone che sono radicate su quel territorio. L'azione di uno squilibrato dunque per la studentessa, un contesto invece di microcriminalità per l'uomo. Ma è chiaro che le due aggressioni riaccendono il dibattito sulla questione sicurezza a Roma e in particolare a Termini, oggetto domani di un nuovo vertice in prefettura con Frattasi e Gualtieri. È una sorvegliata speciale dai tempi del 2016 del secondo livello di allerta per l'antiterrorismo come punto di concentramento di 500.000 persone al giorno che transitano tra una stazione Termini della capitale, treni che vengono da tutta Italia, transiti della metropolitana, capolinea degli autobus, parcheggi di scambio. Quindi è un microcosmo all'interno di una città che è già grande di suo 1.300 km quadrati. Oltre 10.000 le persone identificate nell'area dopo il rafforzamento della sorveglianza di queste settimane con il dispiegamento di più di 1.300 uomini delle forze di polizia, 73 arrestati, 127 denunciati e 14 stranieri espulsi. Noi però ci siamo perché la dimostrazione tangibile è che in 12 ore gli autori del fatto di sangue di domenica sera sono stati assicurati alla giustizia.